Ma insomma, Anthem è vivo o morto? O meglio, Anthem avrà diritto ad una seconda vita, ad una seconda occasione, oppure lo sviluppo verrà interrotto per sempre e il gioco finirà nell'oblio delle produzioni dimenticate? Beh, lo scopriremo presto, perché proprio in queste settimane Electronic Arts deciderà il destino di questo sfortunato Game as a Service che, per ragioni del tutto comprensibili, non è mai entrato nel cuore dei giocatori. È questo l'argomento che abbiamo deciso di trattare qui nello studio di EveryEye.it, e prima di andare avanti vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Come dicevamo, appunto, questi sono giorni cruciali per il destino di Anthem e non solo, anche per il destino di BioWare. Infatti Jason Schreier, il noto giornalista che ha collaborato con Kotaku e che adesso milita nelle fila di Bloomberg, ha informato il pubblico che nel corso di questa settimana i vertici di Electronic Arts decideranno il destino di Anthem. Ripercorriamone un po' la storia. Sapete benissimo che il gioco, insomma, ha avuto un lancio ben al di sotto delle aspettative e, in effetti, nonostante avesse uno world building secondo me molto ben caratterizzato e capace anche, insomma, di far capire che alle spalle della produzione c'era un team di sviluppo con le spalle larghe come BioWare, il prodotto dal punto di vista del gameplay, delle meccaniche di gioco, se non altro, non era assolutamente fatto per durare, non era capace di rispettare quelle che sono le richieste minime di un game as a service, ovvero di un prodotto che deve durare negli anni ed evolversi nel tempo. Electronic Arts e BioWare hanno anche mollato il colpo molto presto, quindi nonostante ci fossero alcuni fan che si aspettavano un'evoluzione del prodotto, Anthem è stato lasciato a se stesso per diversi mesi, fin quando esattamente un anno fa, nel febbraio del 2020, è stato annunciato un rilancio, un lavoro, insomma, di ricostruzione alla base del prodotto. Il nome in codice di questo prodotto è Anthem Next, e nel corso degli ultimi 12 mesi, in effetti, il team di sviluppo ha comunicato ai suoi fan alcune delle caratteristiche che avrebbero dovuto, appunto, distinguere il rilancio della produzione dalla prima disastrosa versione. In qualche caso si è addirittura visto del materiale in game che fossero dei concept art oppure, insomma, dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione dell'interfaccia. Quindi sappiamo, insomma, quella che è la direzione che il team di sviluppo ha deciso di prendere anche a livello produttivo, perché per esempio ci è stato raccontato che su base settimanale vengono organizzate all'interno degli studi di BioWare delle jam session in cui i vari sviluppatori lanciano delle idee utili a diversificare e cambiare il profilo del gameplay, che poi vengono appunto implementate, testate e di volta in volta, appunto, i ragazzi di BioWare decidono se mantenerle, portarle avanti oppure dismetterle. Ovviamente l'obiettivo è quello di realizzare non solo un titolo più appagante dal punto di vista ludico, ma anche più stratificato e diversificato. Un'altra delle promesse che ci è stata fatta è quella di un endgame migliore, ma sappiamo che quando si tratta, appunto, di miglioramenti legati ad un game as a service, questa promessa non manca mai, e poi bisogna invece pesare veramente, insomma, queste parole e verificare in effetti, quando il gioco arriva sugli scaffali, quanto l'endgame sia interessante e soprattutto piacevole sulla lunga distanza. Un altro degli elementi fondamentali per i ragazzi di BioWare è quello di rendere più importanti nell'economia di gioco le varie armi e i vari pezzi di equipaggiamento. Quindi ci è stato promesso che gli equipaggiamenti si potranno trovare in maniera specifica, ci sarà meno casualità legata magari ai pezzi più rari, e ciascun pezzo di equipaggiamento avrà un valore strategico. Ed in effetti questa cosa si era intravista proprio nell'interfaccia. Il team di sviluppo aveva condiviso delle immagini di un'interfaccia completamente rivisitata in cui si vedevano
in maniera più concreta le varie caratteristiche di armi e armature e non solo, insomma tutta l'interfaccia, tutto l'inventario era sicuramente molto molto più leggibile e anche molto più caratterizzato dal punto di vista visivo. Un altro elemento che possiamo citare è sicuramente la volontà di avere una più ampia varietà di ambientazioni esplorabili, dal momento che proprio i ragazzi di BioWare hanno diffuso degli artwork che mettono in mostra dei panorami alieni con delle architetture biologiche molto molto particolari, quindi insomma l'obiettivo è sicuramente quello di allontanarsi appunto da i rassicuranti confini dell'ambientazione che abbiamo visitato fino ad oggi. E a un anno di distanza da tutta questa comunicazione, a noi viene da chiederci come mai questa comunicazione sia stata fatta, dal momento che proprio attraverso le parole di Jason Schreier scopriamo che l'esistenza e il futuro di Anthem Next non è assolutamente dato per scontato, perché Electronic Arts proprio la scorsa settimana si è recata appunto negli uffici di BioWare e deciderà se portare avanti il progetto oppure no, se chiuderlo per sempre. E non è assolutamente scontato che addirittura l'utente finale possa dare un'occhiata a degli artwork, a dei bozzetti, persino a del materiale in-game di prodotti che hanno ancora una spada di Damocle che pesa sulla loro testa e che potrebbero essere cancellati da un momento all'altro. L'esistenza di Anthem Next, lo ripeto, non è assolutamente da dare per scontata e sia i fan che il team di sviluppo potrebbero trovarsi da un giorno all'altro con un pugno di mosche. Che tutto il processo di sviluppo di Anthem sia stato anomalo lo sappiamo, quindi è possibile che anche nella comunicazione Electronic Arts e BioWare abbiano deciso di utilizzare un approccio un po' diverso. In generale, tornando appunto al nucleo centrale della notizia, sul destino di Anthem Next sapremo qualcosa con tutta probabilità la prossima settimana. Intanto il team di sviluppo si è detto comunque molto molto felice del supporto di alcuni fan sulle piattaforme social più diffuse. È stato creato un hashtag, I Believe in Anthem, che insomma è servito ai fan più orgogliosi della produzione per dimostrare appunto il loro supporto ai ragazzi di BioWare. Sono andato un po' a cercare, in realtà non è che si sta parlando di chissà quale grande viralità, l'hashtag non è sicuramente andato in trending, si parla di qualche migliaio di ricondivisioni, però sicuramente questo fa capire che comunque Anthem può contare su uno zoccolo duro di fan che hanno particolarmente apprezzato la produzione. Nel caso in cui Anthem Next non si dovesse fare ed Electronic Arts decidesse di interrompere in maniera brusca il progetto di rilancio di questo Game as a Service, personalmente credo che potrebbe arrivare una bella botta anche proprio sulle spalle del team di sviluppo. Del resto, insomma, proprio il rilancio di Anthem era stato accompagnato da un piano di ristrutturazione integrale dell'azienda, c'era stato anche un rebranding, avevano presentato il nuovo logo e la stessa Electronic Arts si era impegnata a lavorare per migliorare le condizioni produttive e creative dei ragazzi di BioWare. E adesso, insomma, vedremo un po' che cosa succederà. Vi ricordiamo che nei mesi scorsi persino due grandi personalità storiche del team di sviluppo si sono allontanate, due sviluppatori che avevano supervisionato i progetti più apprezzati e ambiziosi della compagnia, quindi il clima all'interno dell'azienda è sicuramente un po' teso. Ricordiamo che BioWare sta sviluppando anche il quarto Dragon Age e noi ci auguriamo, se non altro, che indipendentemente da quale possa essere la decisione di Electronic Arts, all'interno degli studi di BioWare si possa lavorare in serenità. Non solo appunto per il possibile rilancio di Anthem, ma anche per tutti gli altri titoli che eventualmente arriveranno in futuro. Il suggerimento che vi diamo quindi è quello di restare qua sulle pagine di EveryEye.it, sul nostro canale YouTube, perché vi aggiorneremo sulla sorte di Anthem Next. Vi chiediamo anche di farci sapere che cosa pensate di questo progetto. Siete fra quelli che sareste favorevoli ad un rilancio in grande stile che magari possa far bene anche all'azienda sul fronte dell'immagine pubblica, oppure non avete nessuno
nessuna speranza per Anthem, non sopportate i game as a service come macro categoria e sperate che Electronic Arts investa le proprie risorse economiche e produttive in altre direzioni. Scrivetecelo nello spazio dedicato ai commenti, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati.